tanti ritornelli. Buona domenica, buona domenica a tutti, e benvenuti a Ritornelli. Ritornelli è con voi dal lunedì alla domenica, e quando arriva la domenica è domenica. Certamente, e beh, quando è lunedì è lunedì. Allora, benvenuti anche in questa bella domenica da Paola Belloni, da Luciano Nelli e soprattutto anche dalla nostra assistente, che si è un po' calmata, meno male. Lei o abbaia, però quando arriva qualcuno qua intorno, noi qui a Villa Rita siamo in un posto meraviglioso, però ogni tanto qualcuno viene. Ma i nostri ospiti, indubbiamente, chi è che avvisa quando arrivano gli ospiti? Paola, la chiaramente, Paola. Quasi sempre. Allora partiamo con la Franco musica. Bagutti. Partiamo con Franco Bellissimo Bagutti. Il titolo, Il nostro cuore non ha età. E vai, Franco Bagutti alla grande. Il nostro cuore non ha età, è sempre giovane sarà. Più passa il tempo, sai, più ho bisogno di noi. Per niente al mondo mai io non ti perderei. Trascorre il tempo veloce, ma amore il nostro cuore non ha età. C'è chi non trova mai nella vita il vero amore che guarisce ogni ferita, ma tu sei mia e non ti lascio andare mai da qui all'eternità. Perché ogni giorno che passa io e te abbiamo voglia di stare sempre insieme. Abbiamo dentro quel tocco di follia, di fantasia, di complicità. Il nostro cuore non ha età, per sempre giovane sarà. Più passa il tempo, sai, più ho bisogno di noi. Per è la canzone che gli ha dato il suo, come dire, il suo emblema a Nino and the Ninos, ed è all'Ikea. Tutto è conosciuto in tutta Italia, appunto, perché questa, ora anche in Russia, sì, Scandinavia, sì, certo. Svezia, in Inghilterra, a Notting Hill, dappertutto, comunque all'Ikea. Nino and the Ninos. Sono andato all'Ikea e ho comprato uno sgabello, bello, bello, lo sgabello, Dario, Dario, il lampadario, Lino, Lino, il tavolino, letto, letto, il mobiletto. All'Ikea, 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 all'Ikea.
sono andato all'IKEA e ho comprato una tendina, vina, vina, la tendina, bello, bello, lo scatello, Dario, Dario, lampadario, lino, lino, il tavolino, letto, letto, il mobiletto. Vino, lo zerbino, vina, vina, la pentina, bello, bello, lo scapello, Dario, Dario, il lampadario, lino, lino, il tavolino, letto, letto, il mobiletto. Sono andato all'IKEA e ho comprato la veneziana, Ana, Ana, la veneziana, vino, vino, lo zerbino, vina, vina, la pentina, bello, bello, lo scapello, Dario, Dario, il lampadario, lino, lino, il tavolino, letto, letto, il mobiletto. Sono andato all'IKEA e ho comprato una forchetta, etta, etta, la forchetta, Ana, Ana, la veneziana, vino, vino, lo zerbino, Dina, Dina, la tendina, bello, bello, lo scabello, Dario, Dario, il lampadario, lino, lino, il tavolino, letto, letto, il mobiletto. Andato all'IKEA e ho comprato un lanciarazzo, az, az, lanciarazzo, etta, etta, la forchetta, Ana, Ana, la veneziana, vino, vino, lo zerbino, Dina, Dina, la tendina, bello, bello, lo sgabello, Dario, Dario, il lampadario, lino, lino, il tavolino, letto, letto, il mobiletto. IKEA trovi tutto, ma proprio tutto, ma smontato. Solo una cosa trovi già montata. La... Ci colleghiamo con i ragazzi a casa loro, Gianni e Nina, a casa Giannina, per vedere che cosa... Di cosa stanno discutendo, direi. Cosa succederà oggi? Sono troppo forti. Il sentiero del cuore. Frutto dell'amore, 6 lettere. Banana. Brava, banana. Lo sai Gianni, ti volevo chiedere una cosa, no? Dimmi, stato amore, un po' di tempo. Dimmi. Ma quando io non ci sarò più? Ora, mio buono, ma non ci sarei più, troppo Ma tu ferro. Ti risposi? Ma io mi risposo, ma non ci penso nemmeno, Nina, ma stai scherzando? E perché? Scusa. Ma come perché? Ma, Nina, dai, su, dai. Ma stai così male, da sposato? No, non per quello. E allora? Allora, oh, che ti devo dire? Va bene, mi risposo, va bene, sei contenta. Quando non ci sei più, mi risposo. Sì, oh. E così tu la porti a casa nostra? Certo, dove la porto, Nina? Abbi pazienza. La fai dormire nel nostro letto? E dove la faccio dormire? Nel nostro letto? Oh. Lei farà la doccia dove facevo io? Lei farà la doccia dove facevi tu, Nina? Dove devo fare? Devo fare un altro bagno apposta? E poi tu sostituisci le mie foto con le sue? Certo, Nina, se no sai che faccio, le tengo sia le tue che le sue, tanto... E poi lei guiderà la mia macchina? No, questo no, Nina, questo te lo assicuro, no. Perché? Perché non ha la patente. Boia de... O che ho detto? E qui comando io, e questa è casa mia. Revival VIP, cosa avrà preparato la nostra redazione per oggi, che alla quale faccio veramente tanti ringraziamenti e complimenti per l'impegno. Per il solerte lavoro, è vero. Edoardo Vianello. Edoardo Vianello, carissimo amico, da sempre. La Tremarella, veramente. Video originale del 65. Tremarella.
erano i tanto celebrati anni 60 nell'ambito della fantastica RCA di Vincenzo Micocci. Crescevano degli artisti che tenevano compagnia a tutti gli italiani, li facevano ballare sulla spiaggia, invadevano i jukebox con le canzoni gettonatissime, ed in questo ambito proprio Edoardo Vianello ha sbaragliato tutti con 50 milioni di copie vendute in 5 anni dal 61 al 65 di continua presenza ai vertici delle hit parade. Nel 65, da acuto osservatore dei fenomeni di costume e dei movimenti della società reale, Vianello imbastisce un nuovo brano con un titolo insolito, La Tremarella. È un surf, il ballo dominatore dell'anno, e si danza facendo vibrare tutto il corpo, specie le mani, le braccia, le gambe, provocando insomma un vero tremito. Fu un altro grande successo. Curiosità, sulla copertina di questo disco c'era una foto di Franco Califano e Dominique Boschiero, ai tempi della loro liaison, della loro storia d'amore. E La Tremarella fu anche inserita nel film I Marziani hanno 12 mani. Devo aggiungere qualcosa di Edoardo Vianello, tra l'altro devo dire che lui era, dopo la RCA, diventò anche produttore della sua casa discografica, insieme a Vilma Goci, a sua moglie, e Franco Califano iniziò proprio con loro, non solo insieme Franco, a Franco poi, Califano, esatto, a Amedeo Minghi, Rossi e tanti altri. Devo raccontarla questa di Edoardo Vianello, perché lui diceva sempre, dice sempre, tu pensa che io ho fatto Abbronzatissima, con le pinne fucili ed occhiali, Tremarella, I Vatussi, ne ho fatti tanti e non sono mai riuscito a vincere il disco per l'estate con queste canzoni che poi sono super estive, insomma tormentose. No, forse era Festival Bar, non sì, mi ricordo, sì. Se era Festival Bar o il disco per l'estate. Poi ho fatto una canzone romantica che si chiamava Oh mio signore, stupenda, e con quella ho vinto. Io devo dire che è proprio quella che di lui preferisco. Oh mio signore, poi bella, Gente Deportata, perché insomma anche bella, per noi è molto importante. E allora andiamo con questo grande amico, felicissimo di presentarlo, Revival VIP. Volare. Suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Di fronte metto la mia mano, come farebbe un capo indiano. Non per vedere l'orizzonte, ma il mio amore che è di fronte a me. Che è di fronte a me. Suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Muoviamo insieme queste mani, come farebbero i marziani, che sanno dar con questa mossa quella scossa che da noi si chiama amor. Che da noi si chiama amor. Da un Ballando le cupole che presto in autunno sicuramente ritorneremo a fare, a essere ospiti in queste voi, belle serate, ecco. Da un Ballando le cupole arriva Amarsi e vivere. Io e Paola. La dedichiamo a tutto il pubblico piemontese. Un'alma nuova c'è con te, con me, e ci risveglia insieme. Cambieremo mai.
basta mai. La vita è una certezza che ci darà la forza indistruttibile. Amarsi e vivere, capirsi e condividere. Ci rafforzerà nel mondo solo noi. Innamorarsi e vivere, ogni giorno credere, non solo sopravvivere. Due gocce d'acqua che si uniscono per formare il mare. Se la vita è anche tentazione, non sarà solo un'emozione a darmi di più, di più. E se l'amore vero è il più profondo, non toccherò il fondo per qualcosa che non è meglio di te. Parte la rubrica per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Vai con la sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, cari amici di Ritornelli, sono onorata di ospitare nel nostro salotto Monica Iannelli, che è una nota food blogger locale, ma che insomma ha molti followers su Facebook, Instagram, Twitter, insomma quello è un po' il tuo mondo dei social. Sì, sì. E che aiuta le signore, ma anche tanti uomini appassionati, sì, di, sì, cucina, sì, sì, a mangiare in modo sano, naturale, con, sì, cibi a chilometri zero. Sì. Per cui raccontaci cosa rappresenta per te, Monica, la cucina. Tu ti chiami Monica in cucina, quindi diciamo che la mia cucina rappresenta la serenità, diciamo il modo di cucinare sano, di proporlo un po' a tutti. Certo, alla portata di tutti, appunto, quindi anche a chi non è alla portata di tutti, ma anche realizzare, certo, cose semplici proprio che tutti possano farlo, ecco. Ma io infatti chiedo alla nostra regia di passare intanto qualche foto dei tuoi, sì, manicaretti. Tu sei molto carina, quella che vediamo è proprio la tua cucina, dove, sì, anch'io, sì, sono, sì, stata ospite a gentile richiesta con Pola, mi, sì, sono messa pure a cucinare canticchiando. Sì, 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 però insomma il risultato è stato, sì, bello, bello, sì, carino, sì, quindi, sì, vediamo anche dei piatti, sì, dietetici, quindi light, sì, però vediamo anche delle torte, Monica. Sì, sì. Tu te ne sei fatta una stupenda. Come l'hai chiamata la torta? La Red Velvet. Quella è stupenda. La Red Velvet che praticamente l'ho realizzata per il mio compleanno, quindi è una torta indicata proprio per le occasioni speciali. Bellissima, noi ne vediamo qualche immagine, sì, veramente, sì, gustosa. Insomma, sì. Poi oggi hai omaggiato anche il nostro studio con, sì, una torta alle fragole speciale. Però devo speciale. Dire, è una torta bella, complessa, quella è un pochino più complessa, però non è
così pesante come uno possa pensare, ecco. Ecco, tu ho visto che nei tuoi menù, perché poi insomma, hai anche scritto per qualche giornale, per cui le tue ricette sono state anche poi pubblicate. stampate e pubblicate. Ci tieni molto anche appunto ai salutisti, a quelli che anche per motivi di salute seri devono, non possono mangiare glutine, per cui celiache, eccetera. E tu fai tutto questo tipo di ricette, diciamo, proponi? Sì, propongo anche queste ricette perché diciamo che ultimamente nel corso degli anni gli intolleranti sono sempre di più, perciò bisogna accontentare anche loro e dargli modo appunto di mangiare bene insomma, e in modo sano. La tua vita è abbastanza stressante, devo dire, perché tu vivi con un medico che ha molti impegni, che ha molti pazienti, una persona peraltro disponibilissima, quindi si porta spesso a casa il lavoro. Poi due figli da tirare avanti, insomma, quando avevi la Margot, quindi il cane, insomma, abbastanza impegnativo, perché i Weimaraner sono così, insomma, poi suoceri, eccetera, insomma, una vita impegnativa. La cucina, possiamo dire che in qualche modo ti ha salvata, no? Da questo tran-tran che... serena, e soprattutto io ho sempre cucinato, perché comunque la mia mamma mi ha trasmesso, perché anche era sempre in cucina, la nonna, però i dolci sono io l'unica. Ecco, vedi, ecco, la regina dei dolci proprio, Come vediamo. Che poi sono stati i miei figli che mi hanno spinto, praticamente mi seguivano con il telefono e a ogni pietanza facevano le foto. Che all'inizio bello. Questa cosa mi urtava anche un po', perché... Ma poi ti sei abituata, insomma, ho visto veramente, cioè, molti seguaci, insomma, e questi sono i seguaci che ci piacciono, quelli che guardano Monica in cucina. Tornerai allora, ritornelli, a farci ingrassare magari un grammo in più, e anche per Pola dobbiamo preparare qualcosa, e lo faremo la prossima volta. Sicuramente. Bene, Monica Iannelli, Monica in cucina. E un valserino non guasta mai, ci facciamo pure un bel valserino con Michele Clementucci e andiamo con... Diamante. E vai! Adesso vi salutiamo, mi raccomando, non mancate di venirci a trovare, anzi di stare lì a casa ad aspettare che noi arriviamo in casa vostra. E noi arriviamo puntuali, Ciao, stessi orari, tutti. Stesse reti, viva se vi capita, se vi capita e potete, ricordate che ballando si vive meglio. Da Luciano Nelli, con tutto il cuore, a domani. Noi vi aspettiamo, e domani inizia per un'altra settimana di ritornelli. Ciao amici. Ciao.
tanti ritornelli.